Buongiorno ragazzi, benvenuti in questa lenta morning routine che inizierà alle 7. Ho iniziato a svegliarmi a quest'ora perché ho notato, soprattutto in questi tempi di quarantena, che svegliarmi presto mi fa stare molto bene. Appena mi sveglio resto un attimino seduta, semplicemente per comprendere il fatto di essermi svegliata. La prima cosa che faccio quando mi alzo è, se ce ne sono, di lavare i piatti, magari della sera prima, ancora prima di fare colazione o lavarmi i denti. In questo modo posso, subito dopo aver pulito tutto quanto, il piano cottura, dato una bella pulita in generale, godermi la mia colazione senza pensare al fatto di doverlo fare dopo, quindi riesco semplicemente a godermela di più. Generalmente mi piace fare un cappuccino, oppure un tè, oppure un americano, però in questa mattina è la mattina del cappuccino, ovviamente decaffeinato perché non posso assumere caffeina e quindi ci accontentiamo del decaffeinato che è comunque molto buono. Per fare la crema di latte uso questo montalatte appunto di Casanova che avevo comprato l'anno scorso e devo dire che anche se l'ho pagato molto poco mi ci trovo abbastanza bene. A volte mi fa un po' impazzire nel senso che a volte non me lo monta o me lo monta dopo un sacco di minuti, però alla fine della storia viene una schiuma molto gradita. E adesso mi godo il mio cappuccino prendendolo sul divano e leggendo un pochino del libro che sto appunto leggendo adesso, L'effetto secondario dei sogni, che mi sta piacendo molto. Adesso mi preparo per la giornata, quindi mi lavo i denti e faccio un pochino di skincare. Tutto questo è intorno alle 8:30, di modo che poi alle 9 inizio più o meno a lavorare, a fare le cose che devo fare. Quindi poi mi vesto. Ho comprato in realtà dei leggings stampati ad effetto jeans che però sono molto comodi per stare in casa, però al momento, visto che sono da lavare, uso effettivamente dei jeans. Questa è comunque una cosa che vi consiglio di fare se volete essere produttivi anche in casa, soprattutto in questo periodo. Vestirvi, tenervi bene, vi fa sentire molto molto meglio, tiene alto l'umore, quindi è una cosa che vi consiglio tantissimo di fare. In questo caso appunto mi trucco anche un pochettino mettendo giusto un po' di mascara oggi, senza esagerare, poi sono pronta per iniziare a fare le cose che devo. Questa mattina, prima di mettermi al computer, ho deciso di provare a propagare Miranda la pianta, che è una pianta che mi era stata regalata da Colvin un annetto fa quasi, forse poco meno, e voglio provare appunto a propagarla. Non l'ho mai fatto, ho guardato un po' di video su YouTube e spero che appunto riuscirò nel mio intento. Fatemi sapere se magari vedete che ho sbagliato qualcosa, perché la passione delle piante, devo dire la verità, è una nuova passione che mi ha preso in questi ultimi mesi.
Però annaffiare le piante, prendermene cura, è una cosa che mi fa stare molto bene, devo dire. Diciamo che da pollice nero sto iniziando a diventare pollice marrone. Lei è Silvia La Salvia. E sì, dovete sapere che do i nomi alle piante. Miranda ce l'aveva già, lei è Miranda, e quando è arrivata qui si chiamava già Miranda, nel senso che sul cartoncino c'era proprio scritto lei è Miranda, e quindi va bene. Inizia la mia routine di prendere ispirazione da altri video, oppure ovviamente guardare e leggere le email, poi dopo se devo edito qualche video e poi semplicemente aspetto che arrivi l'ora di pranzo. In tutto questo Simone sta ancora dormendo perché sono circa le 10. Spero che questa lenta morning routine vi abbia ispirato e che vi sia anche piaciuta. E detto questo, spero di vedervi nel prossimo video e vi mando un bacio.